Questa sera l'apertura del festival Ammutinamenti è affidata all'evento Darsena Dance Raids, evento speciale in Darsena di città, un trade d'union fra discipline e luoghi della diversa natura all'insegna della creatività giovanile, dall'arte alla danza, dal museo alla Darsena. Numerosi gli appuntamenti di questa prima giornata, arte al mar e videoinstallazioni alla Darsena. Evento clou la performance della compagnia francese Le Tourmente, che stasera alle 21.45 danzerà a decine di metri dal suolo. Il nostro lavoro, che prende il nome di Clairair Urbain, è un lavoro che si sviluppa nella facciata di questo edificio e poi, con l'aiuto di una corda che apre lo sguardo fino, diciamo, al container, ci dà la possibilità di creare uno spazio per la danza. Dal palazzo al container, quindi tutto quanto avviene in aria? Sì, esattamente, infatti la particolarità della nostra compagnia è quella di lavorare sulle verticali, quindi di lavorare in aria con l'aiuto di, possono essere dei muri, delle facciate, degli alberi, delle corde, e quindi il nostro lavoro, diciamo che il suolo è la nostra, cioè il lavoro che normalmente si fa al suolo per noi è in verticale. Quindi in pratica invadete i palazzi. E qual è stata la reazione nelle altre città in cui avete già realizzato il vostro spettacolo, sia degli abitanti dei palazzi, sia, diciamo, dei cittadini che hanno assistito allo spettacolo? Il pubblico è molto varié. In generale, noi siamo piuttosto ben accogliati. Diciamo che in generale noi veniamo sempre accolti bene, anche se è un lavoro che può comunque preoccupare talvolta, perché la gente spesso ha anche paura, visto che comunque ci appendiamo con delle corde in luoghi che normalmente non sono deputati alla danza. Però se si fa un buon lavoro di comunicazione, quasi sempre le reazioni sono positive, ci offrono il caffè se lavoriamo in case private, ci fanno un sacco di foto, guardano le prove, abbiamo un riscontro molto positivo tendenzialmente, sì.